un attimo l'argomento che ha presentato con l'altro sui lavori che ci dice un po'. Sarò brevissima. Allora, innanzitutto ribadisco una cosa a cui tengo molto e non è finale. La consegna di oggi non è la fine dei lavori, è una consegna alla comunità. È molto importante per noi questo, perché Vitruvio ci ha insegnato che il progetto è fatto da tre componenti: il progettista, l'esecutore e il committente. Il committente siete tutti voi, insieme al parroco. E se vogliamo usare una metafora, possiamo vedere la signora Penina che si è messa in testa a tutti voi. Ha preso la decisione molto coraggiosa, molto generosa, perché è stata una grande occasione per la vostra comunità, appunto. Sia dal punto di vista della fede, perché è il tempio, è il vostro tempio, ma anche dal punto di vista della cultura e delle occasioni che avrà il vostro comune in futuro, in prospettiva, partendo da questa chiesa, di rilanciare anche altre attività culturali e identità della vostra comunità. Con grande generosità, tutti questi 4 anni, ogni volta che le parlavo, lei sempre mi guardava la voce quando mi parlava del marito. È stata una coppia a fare questo lavoro. Mi ha sempre emozionato molto la sua determinazione, la sua grinta e il parlare anche a lui di un uomo che è legato veramente oltre il problema. E voglio che questa chiesa, voglio pensare che questa chiesa sia stata regalata, questa finanza, questa grinta, questa bellissima signora, con grande generosità, ha voluto darmi questo uomo. E adesso una serie di ringraziamenti, grazie al Papa, il capo di questa chiesa. No, è che ha saputo avere fiducia nella signora che si è messa a capo del gruppo di noi che dovevamo supportare politicamente. Ha avuto fiducia per 4 anni, ha visto invasa la sua casa, la vostra casa, ma era necessario lavorare con modalità molto veloci e prendere decisioni velocemente. Ringrazio tutti voi e mi scuso quando non sono riuscita a parlarvi per strada, a fermarvi a barca, ero in stanza, dopo una giornata freddo, non vedevo l'ora di tornare a casa, mi aspettavo un viaggio e a Bari incontravo Alzio che mi vedeva l'ora di parlare, di comunicare con me, di dire adesso vai, io magari ero più frettolosa. Mi scuso con chi non ho saputo capire, non sono riuscita a comunicare bene, mi scuso con voi che non sono riuscita a incontrare. Ringrazio gli operatori, veramente avete avuto un'altra grande occasione. Un'impresa veramente di grandi capacità. Io per lavoro controllo il suo lavoro, è un contraddittorio mio, ma è stata veramente una grande impresa. Spero che a questa chiesa rimanga anche la sua capacità, perché Antonio Moretti, in particolare lui, come persona. Della fondazione e un'ultima cosa.
cosa, ma non l'ultima, e lo dico veramente con fuori male, non ha bisogno di complimenti, al vostro sindaco, perché è veramente una persona eccezionale. Siete una comunità fortunata, infatti vi avete detto. Sono uno dei pochi testimoni che può dire che non ha voluto questa inaugurazione prima delle elezioni, perché non voleva che si fosse una chiusura parata, e lì c'è stato fondamentale, punto di riferimento, punto una bilancia di tutte le operazioni. Non era l'ultimo perché l'ultimo è la curia vescovile di Vercelli, che anche lei è quasi la figura di Daniele De Luca, ormai chiamato Daniele da me, perché è veramente anche una persona estremamente disponibile nell'accelerare tutti i procedimenti amministrativi, nell'assecondarsi, nel fidarsi anche lui, nel coordinare veramente la curia di cui voi non avete idea della complessità tecnica amministrativa. Non era l'ultimo neanche lui, lo giuro, è l'ultimo, le sovrintendenze, che comunque al di là di quanto vengono a volte mal viste, oppure viste con, perché sono enti di controllo e di un bene storico così importante, ma potevano anche essere molto presenti, anzi hanno potuto essere, perché voi avete tra le mani uno dei beni per il Piemonte più importante in vista, e che comunque hanno, e soprattutto alcuni tra loro, lavorato veramente con grande passione su questo lavoro. Grazie ancora a tutti e comunque ci rivediamo a settembre.